Enrico Verini, candidato sindaco per Futuro Libertà per l'Italia alle amministrative del comune dell'Aquila. Iniziamo parlando del perché di questa scelta che, insomma, ha maturato già da diverso tempo. Soprattutto perché le alternative che mi si profilavano non mi convincevano affatto, perché le alternative sono vecchie, non solo anagraficamente, ma perché rappresentano quella politica che sia a destra sia a sinistra da 30 anni governa questa città e lo ha fatto talmente male che io non ritengo sia, come dire, una possibilità di un futuro per la nostra città. Contro quella politica, ecco perché mi sono candidato. Nel dibattito politico prima della ufficializzazione delle candidature, delle liste, insomma, qualche dinamica che ha portato a qualche titubanza all'interno di Futuro e Libertà c'è stata, insomma, c'è stato qualche momento in cui ha pensato che non si potesse più candidare alla fine con il simbolo di Free, perlomeno? Beh, io sono un coriaceo e quando mi metto in testa qualcosa di solito riesco a portarla a termine, quindi no, non l'ho pensato. Però è vero quello che lei ha detto e non mi nascondo, ci sono state una serie di interferenze da parte dei due schieramenti di destra e di sinistra che hanno tentato con manovre romane di inglobarmi dentro l'uno o dentro l'altro, perché evidentemente hanno capito che la nostra proposta cominciava ad avere un certo consenso. Di fronte a tutto questo ci siamo opposti perché in questo partito, Futuro e Libertà, Confini, le scelte non le fa Roma per l'Aquila, le fa l'Aquila e le comunica a Roma. Questa è stata alla fine la dinamica che si è realizzata. Noi abbiamo detto che avremmo voluto in ogni caso continuare e a Roma in maniera molto serena hanno accettato la nostra decisione e la sostengono. Verini, che quindi ha resistito a queste lusinghe, ha presentato una lista, un programma. In che cosa si programma, si differenzia questo programma da quello degli altri candidati sindaco? Proprio nell'impostazione, nel fatto che è realistico, che è realizzabile, che non ho fatto molta filosofia, ma se andate a leggerlo, lo trovate sul mio sito www.enricoverini.it, vedrete che sono 10 punti semplici e concreti che cambieranno davvero questa città. Si differenzia anche perché parla, oltre degli argomenti che, insomma, di cui tutti noi parliamo, parla anche di aspetti di cui gli altri proprio non fanno alcun accenno. Al primo punto noi abbiamo messo il lavoro e io non sento parlare di lavoro da parte degli altri candidati sindaci, ma non come elencazione delle criticità, ma anche e soprattutto come proposte per risolverle. Noi abbiamo una proposta precisa che porterebbe, che porterà, se vinceremo, lavoro in questa città. La sicurezza. Questa è una città che è diventata pericolosa. È una città in cui non si può più stare tranquilli, dove gli episodi di violenza si susseguono e li leggiamo sulla stampa e molti neanche li leggiamo perché non vengono denunciati. C'è stato un aumento dei furti del 130%, i dati del Viminale, e andrà sempre peggio se non si porrà rimedio. C'è un pacchetto sicurezza fatto di 5 semplici e realizzabili proposte che noi vogliamo applicare. Gli altri candidati sindaci neanche accennano a questa questione, che io invece ritengo sia un aspetto importante per la vita dei cittadini. Quindi si differenzia sia perché pone attenzione su argomenti che gli altri non trattano, sia perché sugli altri argomenti, quelli che trattiamo tutti, ricostruzione, piano regolatore e quant'altro, lo facciamo con un'ottica completamente diversa, in un modo più, diciamo, moderno rispetto a quello che leggo da parte degli altri candidati, con più credibilità perché non abbiamo scritto sogni, ma abbiamo scritto solamente cose realizzabili. Passando invece alla lista, avete fatto una scelta coraggiosa di mettere un giovanissimo, un ventenne capolista, proprio nel segno di questo cambiamento e di rinnovamento? Beh, pensare giovane e agire giovane significa poi concretamente fare qualcosa, per cui a differenza di tutte le altre liste che hanno messo come capolista di solito il più anziano, quello più, che fa politica da più anni, noi abbiamo messo quello che la fa da meno giorni, vale a dire un ragazzo di 19 anni, che non abbiamo messo solamente per i suoi 19 anni, ma perché è una persona in gamba, Cristian Porfirio si chiama. È una persona capace, è una persona pulita ed è soprattutto il segno che noi vogliamo investire proprio sulla nuova generazione, vogliamo preparare una città che accolga bene quella generazione che adesso si affaccia alla vita autonoma e che lo fa in un contesto assolutamente inaccettabile e invivibile. Quando si inizia una gara, chiaramente l'obiettivo primario è vincere. Qualora non dovesse riuscirci, è possibile pensare a una ipotesi di apparentamento con qualcuno oppure lasciare delle libertà di coscienza ai vostri elettori?
Noi Come vogliamo pensate di vincere. muovervi? Noi innanzitutto vogliamo vincere perché pensiamo che in questo momento così complesso e anche così particolare ci siano quelle condizioni che altrimenti non ci sarebbero. Cioè, può succedere che qui la gente voglia veramente un cambiamento. Secondo me farebbe la cosa più intelligente e anche la cosa più normale. Qualora questo non accadrà, certo che noi siamo disponibili non a fare i soliti accordi e accorducci per qualche poltrona, ma siamo disponibili a un ragionamento di più ampio respiro. Vale a dire, noi riteniamo che questa città debba avere, a prescindere da chi vinca, e se vincerò io sarò il primo a applicare questa regola, un governo che coinvolga tutti. Come sono andate le cose negli ultimi 3 anni? Cialente, il 7 aprile, a mio parere, avrebbe dovuto fare il governo di tutti, invece è rimasto arroccato sulla sua posizione, su una coalizione di centrosinistra. Ecco, i risultati li abbiamo visti. C'è stata una spaccatura su tutto, si è litigato su tutto, ed è questo assolutamente il pericolo da evitare per il futuro. Se vinceremo, apriremo a tutti. Se gli elettori decideranno che non saremo noi a governare in via diretta questa città, saremo disponibili con tutti coloro che avranno capito che questa è una città che deve essere governata tutti insieme. Grazie a Derrico Verini. Grazie a voi.